Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, il calcio in apertura. Torniamo sulla domenica vissuta da Viareggio e Ghibiborgo, purtroppo sfortunata. Andiamo a vedere le immagini delle due squadre di Serie D. Ormai è ufficiale, il momento è no. Nemmeno la quarta giornata di campionato di Serie D ha portato fortuna a Viareggio e Ghibiborgo, entrambe sconfitte in trasferta. Sicuramente i rispettivi impegni non erano semplici, ma anche la buona sorte non è stata dalla parte delle nostre. Cominciamo dal Viareggio che sul campo del Montemurlo, nonostante una buona partita, si è arreso 2-1. Ha sprecato troppo la squadra di Pierini e ancora una volta il reparto arretrato ha lasciato a dir poco a desiderare. Peccato davvero perché a fine campionato questi punti lasciati per strada contano. Le zebre comunque non valgono i soli 4 punti in classifica. Con il passare delle giornate e un pizzico di esperienza in più, il Viareggio promette di essere tra le protagoniste del campionato. Discorso analogo può essere fatto per il Ghibiborgo, impegnato sul campo della capolista pianese. La squadra di Fanani ha fatto il suo gioco senza timore e solo un gol di Rinaldini alla mezz'ora del primo tempo l'ha condannata alla terza sconfitta in 4 giornate. Bilancio davvero troppo pesante per una formazione che non è mai uscita dal campo con un'evidente inferiorità rispetto agli avversari. Anche in questo caso vale la considerazione relativa al Viareggio. Il solo punto che relega i biancorossoazzurri all'ultimo posto non è veritiero e dopo una prima normale fase di ambientamento, per la neopromossa le prossime giornate dovranno essere quelle del riscatto. Grande spettacolo al Pala Tagliate di Lucca, dove ieri sono andate in scena le finali del trofeo Lovari di basket. Varese vince la competizione battendo la Virtus Bologna 80-76. Come promesso, il trofeo organizzato dagli amici della Pallacanestro Lucca ha regalato 2 giorni di grande basket. La finale terzo e quarto posto è stata vinta dall'Auxilium Torino, che ha sconfitto Siena 81-61. Torneremo sul torneo Lovari nelle prossime edizioni del TG Noi con un ampio servizio. Adesso parliamo di atletica, in particolare di mezza maratona, quella andata in scena ieri tra Forte dei Marmi e Lido di Camaiore. Una bella mattinata di sole saluta gli oltre 600 atleti al via della 7ª edizione della Maratonina dei Tre Pontili. Dallo scorso anno gara internazionale FIDAL, altri 600 tra adulti e bambini partecipano alla camminata non competitiva. Una mattinata di festa anche per alcuni atleti speciali che partono pochi istanti prima dei professionisti. L'intera manifestazione a scopo benefico sostiene la OSD, Associazione Sostegno Dislessia, intitolata Francesco Ticci, e l'associazione culturale Utinam. Il percorso di 22 km si snoda sul lungomare della Versilia con partenza e arrivo presso il pontile di Forte dei Marmi, passando per Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore. Sin dall'inizio sono gli atleti africani a prendere la testa della gara con i due keniani William Kibor del gruppo podistico Parco Alpi Apuane e Jonathan Kanda dell'Atletica Castello e poi il ruandese Jean-Pierre Mivyekure. Anche tra le donne sono le africane a mettersi in evidenza nella prima parte di gara con Fait Kimuti dell'Atletica 2005 e Unice Cebe dell'Atletica Futura con Federica Proietti della Corradini a inseguire. Il ritmo è sostenuto e la coppia Kibor-Kanda sembra avere un passo in più. A metà gara però, dopo il passaggio sul pontile di Lido di Camaiore, Kanda accusa una piccola crisi, mentre Mvuyekure, in progressione, riesce a raggiungere Kibor al comando della gara. Gli ultimi 5-6 km vedono i due atleti fare l'andatura uno al fianco dell'altro, fino a 600 metri dall'arrivo, quando l'alfiere del Parco Alpi Apuane cerca e trova l'allungo decisivo grazie alle sue lunghissime leve. Kibor arriva al traguardo chiudendo con il buon tempo di 1:04:39 con 8 secondi di vantaggio su Mvuyekure. Terzo Jonathan Kosgei dell'Atletica Castello a 2 minuti e 27. In campo femminile il finale riserva grandi sorprese con la vittoria di Federica Proietti della Corradini Rubiera con il tempo di 1:18:13 davanti a Isabella Morlini dell'Atletica Reggio a 8 secondi e Fait Kimutai dell'Atletica 2005. Ottima l'organizzazione dell'Atletica Pietrasanta. Parliamo di karate. Gli atleti Nicola Bianchi, capitano della squadra nazionale kata,
Francesca Re e Annalisa Casini della Samurai Karate Do di Viareggio, del maestro Mauro Gori e dell'istruttore Daniele Pagnini faranno parte della squadra azzurra che prenderà parte ai prossimi campionati mondiali di karate che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre nella città polacca di Bielsko-Biala. Davvero una grande soddisfazione per questi atleti viareggini. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi la terza parte del TG Noi.